Forse non posso salutarti perché... Il Presidente della Repubblica. Benvenuti al Quirinale, anzi, con maggior precisione, nei giardini del Quirinale. Grazie, caro Presidente. Il suo intervento così puntuale ha toccato diversi punti di grande interesse. Ne raccoglierò alcuni, quelli su cui posso esprimermi, evitando argomenti strettamente politici cui devo rimanere rigorosamente estraneo. Le ha ricordato il periodo di straordinaria e grave emergenza pandemica che abbiamo e stiamo purtroppo ancora vivendo. Lo stiamo vivendo a livello mondiale, un fenomeno che ha colto il mondo di sorpresa. In poche settimane, con il dilagare di questo virus sconosciuto e insidioso, i bisogni e le domande dei cittadini di tutto il mondo si sono riversate sui governi con una drammaticità inedita. Richieste essenziali: la sopravvivenza, l'accesso alle cure e agli ospedali, la protezione della salute propria e dei propri cari, la tutela dei redditi e del lavoro. Richieste essenziali che hanno sottoposto a uno stress molto duro le complesse dinamiche che presiedono un mondo che si è mostrato sempre più interdipendente. Ne risulta evidente la necessità di un profondo ripensamento verso forme di ampia e crescente cooperazione internazionale e mi auguro che questa esigenza venga compresa nella comunità internazionale. Abbiamo vissuto un anno difficile, mesi drammatici. Lentamente e non senza contraddizioni, dovute alla eccezionalità della situazione da affrontare, del tutto ignota, grazie a uno sforzo straordinario di collaborazione scientifica a livello globale e anche di collaborazione economica in tanti ambiti continentali, sono stati individuati due filoni che hanno reso possibile incamminarsi sulla via dell'uscita dalla crisi. La campagna di vaccinazione e la scelta di mettere in campo ingenti sostegni pubblici per contenere le conseguenze delle chiusure e dei distanziamenti a livello economico, produttivo e occupazionale. Due strade che hanno consentito speranza e fiducia, quei segni positivi di cui lei ha parlato. La vaccinazione e gli interventi di rilancio economico continuano ad essere gli strumenti indispensabili per assicurare sicurezza e serenità. La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancor più contagioso. Più si prolunga il tempo della sua ampia circolazione, e più frequenti e pericolose possono essere le sue mutazioni. Soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo. Il vaccino non ci rende vulnerabili, ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la sua circolazione e la sua pericolosità. Per queste ragioni la vaccinazione è un dovere morale e civico. Nessuna collettività è in grado di sopportare un numero di contagi molto elevato, anche nel caso in cui gli effetti su molta parte dei colpiti non fossero letali. Senza attenzione e senso di responsabilità rischiamo una nuova paralisi nella vita sociale e in quella economica. Nuove diffuse chiusure, ulteriori pesanti conseguenze per le famiglie e per le imprese, che possono essere evitate con attenzione e senso di responsabilità. La pandemia ha imposto grandi sacrifici in tanti ambiti, ovunque gravi. Sottolineo anch'io, come lei ha fatto, quelli della scuola. Ne abbiamo registrato danni culturali e umani, sofferenze psicologiche diffuse
che impongono di reagire con prontezza e con determinazione. Occorre tornare a una vita scolastica ordinata e colmare le lacune che si sono formate. Il regolare andamento del prossimo anno scolastico deve essere una priorità assoluta. Gli insegnanti, le famiglie, tutti devono avvertire questa responsabilità, questo dovere e corrispondervi con i loro comportamenti. Auspico fortemente che prevalga il senso di comunità, un senso di responsabilità collettiva. La libertà è condizione irrinunziabile, ma chi limita oggi la nostra libertà è il virus, non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo. Se la legge non dispone diversamente, si può dire: in casa mia il vaccino non entra. Ma questo non si può dire per ambienti comuni, non si può dire per gli spazi condivisi, dove le altre persone hanno il diritto che nessuno vi porti un alto pericolo di contagio, perché preferiscono dire e pensare: in casa mia non entra il virus. Sull'altro versante, sappiamo che dall'Unione Europea, come lei ha ricordato, sono in procinto di giungere le prime risorse del programma Next Generation. Gli interventi e le riforme programmate devono adesso diventare realtà. Non possiamo fallire. È una prova che riguarda tutto il Paese, senza distinzioni. Quando si pongono in essere interventi di così ampia portata, destinati a incidere in profondità e con effetti duraturi, occorre praticare una grande capacità di ascolto e di mediazione. Ma poi bisogna essere in grado di assumere decisioni chiare ed efficaci, rispettando gli impegni assunti. Desidero dare atto alle forze politiche e parlamentari, in maggioranza e in opposizione, ai governi che sono succeduti durante la pandemia, alle strutture dello Stato e ai nostri concittadini, di aver compreso la gravità della situazione sanitaria, economica e sociale, manifestando complessivamente, al di là di inevitabili differenze di toni e di opinioni, uno spirito di sostanziale responsabilità repubblicana. Anche per questo conto che le forze politiche, di fronte a un tempo che sembra volgersi verso prospettive migliori, continuino a lavorare nella doverosa considerazione del bene comune del Paese. Conto che non si smarrisca la consapevolezza dell'emergenza che tuttora l'Italia sta attraversando, dei gravi pericoli sui versanti appunto sanitario, economico e sociale. Che non si pensi di averli alle spalle, che non si rivolga attenzione prevalente a questioni non altrettanto pressanti. Abbiamo iniziato un cammino per uscire dalla crisi, ma siamo soltanto all'inizio. Ci siamo dati obiettivi ambiziosi e impegnativi di medio e lungo periodo. Perseguirli con serietà e con responsabilità significa anzitutto guardare con il realismo necessario all'orizzonte che abbiamo davanti. Presidente Di Fonso, lei ha auspicato che si possano recuperare completamente gli spazi di agibilità della vostra professione. In un mondo dell'informazione, in particolare quello della carta stampata, che ha subito anch'esso, come lei ricordava, le conseguenze della pandemia. Gli effetti di questa si sono aggiunti a fenomeni già in corso che producono fratture nei nostri modelli di sviluppo e di convivenza, sfidandoci a un loro ripensamento complessivo. Questa capacità di lettura dei tempi nuovi e del bisogno di adeguamento rappresenta un impegno essenziale per le democrazie. Un ripensamento di modello non può prescindere dalla riaffermazione dei fondamentali diritti di libertà, che sono il perno della nostra Costituzione e della Unione Europea. Prendo a prestito a questo riguardo le parole della risoluzione che il Parlamento Europeo ha dedicato alla relazione della Commissione sullo Stato di diritto, in cui viene definita centrale la protezione della libertà e del pluralismo dei media e la sicurezza dei giornalisti. Va assicurata la massima attenzione
alla proposta annunciata dalla Commissione europea di un provvedimento normativo per la libertà dei mezzi di espressione, così come l'annuncio della presentazione il prossimo autunno di una direttiva per la protezione dei giornalisti contro le azioni bavaglio dirette a far tacere o a scoraggiare le voci dei media. Alla cornice di sicurezza, entro cui devono poter operare i giornalisti, in virtù della loro specifica funzione, si aggiunge l'esigenza di agire affinché il processo di ristrutturazione e di riorganizzazione del comparto industriale dei media non veda indebolirsi il loro contributo alla vita democratica del Paese. La riforma recente dell'Ordine ha consolidato l'autonomia della professione giornalistica, ribadendone il carattere di professione intellettuale. Questo significa che non ci sono scorciatoie in virtù delle quali siano tutti caballeros, secondo quanto viene attribuito a Carlo V in visita ad Alghero. Garantire rigore e autonomia significa prendere atto che i giornalisti iscritti all'ordine e dunque chiamati a operare nell'ambito di specifiche regole deontologiche vanno applicate doverosamente garanzie uguali a quelle di altre categorie di lavoratori, a partire dall'ambito previdenziale, nel quale è ragionevole che valga per la prestazione pensionistica la garanzia pubblica assicurata a tutti i lavoratori dipendenti. Lo stesso criterio è bene che trovi applicazione in materia di ammortizzatori sociali, destinati ad attenuare le conseguenze di crisi aziendale, ad affrontare le crisi aziendali, attenuando le conseguenze per superarle e anche per accompagnare la trasformazione dei supporti tecnologici che assicurano la circolazione delle notizie. È un compito quest'ultimo che si riconduce all'applicazione del piano di ripresa e resilienza. È importante, significativo, lei lo ha ricordato poc'anzi, è stato inoltre l'intervento della Corte Costituzionale. Confido che il Parlamento saprà completare il necessario percorso di riforma, assicurando che non si possa mettere il bavaglio alla ricerca della verità e sapendo bilanciare correttamente questo valore con la tutela della reputazione e della dignità delle persone. Nell'occasione dell'incontro con i criminalisti e con l'Associazione della Stampa Parlamentare desidero esprimere il mio ringraziamento per aver seguito con puntualità in questi quasi 7 anni il percorso comune e per avermi prospettato nel tempo significative sollecitazioni. Vorrei aggiungere una considerazione di tono più leggero. In ogni ambito circola il virus, un altro virus, quello della autoreferenzialità, della configurazione del proprio ruolo come centrale nella vita sociale. Questo rischio è molto presente notoriamente nella politica. Personalmente rammento continuamente a me stesso di tenerlo lontano. Mi permetto di segnalarlo anche al mondo del giornalismo, dove affiora talvolta l'assioma che un'affermazione non smentita va intesa come confermata. Così che una falsa notizia può essere spacciata per vera perché non risulta smentita. Nell'ormai innumerevole elenco esistente di testate, stampate, radiotelevisive e online, di siti, di canali social, si tratta di una pretesa davvero piuttosto stravagante. Ad esempio, sempre in tono leggero, vista la diffusa abitudine di trincerarsi dietro il Quirinale fantasiosamente quando si vuole opporre un rifiuto o di evocarlo quando si avanza una richiesta, il Presidente della Repubblica sarebbe costretto a un esercizio davvero arduo e preminente: smentire tutte le fake news, fabbricate sovente con esercizi particolarmente acrobatici. Faccio appello dunque alla professionalità dei giornalisti e alla loro etica professionale. Vi ringrazio per questo bel ventaglio e formo i miei complimenti a Virginia Lorenzetti e l'Accademia delle Belle Arti di Roma. Esprime con efficacia i sentimenti di speranza, come lei ha detto, che coltiviamo. Grazie e buone vacanze. Il presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare, alla presenza della dottoressa Virginia Lorenzetti, autrice del ventaglio dell'edizione 2021, consegna ora il ventaglio al Presidente della Repubblica.